Magano Susi. Oh, 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 what a gal. There's none so classy as this fair lassie. Oh, oh, holy Moses, what a chassis. Non riesco a farmelo uscire dalla testa, in ginocchio sul marciapiedi due vecchi e intorno in cerchio 15 o 20 persone che ridono di loro, curvi a pulire per terra con gli spazzolini da denti. Elena Sofia Ricci, questi sono gli echi della Kristallnacht che dalla Germania arrivano a Brooklyn sulle pagine dei quotidiani e che irrompono nella vita di Sylvia Gelburg, diventando quasi un'ossessione. Sì, diventano quasi un'ossessione, diventano l'occasione per Sylvia, perché le grandi crisi, no, sono delle opportunità anche per cambiare. Quindi questa paralisi improvvisa di Sylvia è quella che la porterà comunque a fare un percorso per partorire quella parte di sé sepolta, quella paura che la tiene, che tiene quella donna nascosta, perché poi la grande madre ebrea, no? Che dice nel testo, e questo è il tono di voce di una donna ebrea, la grande madre ebrea è una madre totemica, è una madre che ha un virile molto sviluppato. Questo nella coppia ha generato vetri rotti anche all'interno di sé. Ciascuno dei personaggi ha a che fare con le proprie impotenze, con le proprie incapacità di essere quello che vorrebbero veramente, di riuscire in quello in cui vorrebbero riuscire veramente. E Sylvia, ossessionata dalla tragedia che sta per abbattersi in Europa, quasi fosse una Cassandra, perché nel 38, quindi ancora non c'era stato quello che sarebbe accaduto, ma Miller l'ha scritto nel 94, quindi quando tutto era già accaduto, ahimè. E quindi gli echi della Kristallnacht comunque sono un'occasione per Sylvia per fare i conti anche con i propri vetri rotti, i vetri rotti della coppia, i vetri rotti all'interno di sé, e riuscire a partorire finalmente forse quella donna sepolta dentro di lei che non può più agire, che non può più muoversi, che non può più dire ciò che le fa male, perché ha vissuto in punta di piedi, perché le donne spesso vivono in punta di piedi per paura di ferire l'altro, e però questo genera un gelo e una serie di vetri che si incrinano all'interno delle relazioni. Quindi i livelli di lettura di questo testo sono infiniti, sono tantissimi. Noi ancora ogni sera ci stupiamo di quello che viene detto. C'è una frase bellissima che dice il dottor Hyman alla fine, e dice che un altro dei temi che accomuna i personaggi, i protagonisti, è la paura. E però lui dice anche: se uno è vivo, ha paura. Quindi non dobbiamo avere paura dei propri sentimenti, anche se questi sentimenti sono la paura, sono sentimenti negativi, perché se non li neghiamo finiamo col morire, paralizzarci, così come Sylvia si è paralizzata. Quindi delle volte anche ciò che ci fa paura, anche ciò che ci spaventa, anche ciò che è dentro di noi che ci spaventa deve essere detto, deve uscire fuori, bisogna liberarsi. Altrimenti si va in mille pezzi. Show.